Ciao signori, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di un prodotto molto economico, l'avete già letto dal titolo. Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 9T. Plastica zigrinata e un grosso modulo fotografico circolare. Stop! Così è caratterizzato il retro del Redmi Note 9T. Si riconosce subito al tatto che si tratta di uno smartphone a marchio Xiaomi. Lo spessore secondo me è un po' troppo pronunciato, siamo sui 9 mm e il peso ammonta a circa 199 grammi, però dai, alla fine in confezione è presente anche una cover che una volta fatta indossare al prodotto, è vero, lo ingrandisce un altro pochettino, però migliora sicuramente il grip in mano. Davanti troviamo l'ampio display, cornice assolutamente non ottimizzate, il bordo inferiore è molto più grande rispetto agli altri tre, ma ormai sulla fascia media non è una novità, no? Il pannello è interrotto dal forellino in alto a sinistra che contiene la fotocamera anteriore che tra pochissimo analizzeremo. Il pannello che ho appena citato è un 6,53 pollici in risoluzione Full HD+. Purtroppo è IPS, ma su questa fascia di prezzo non potevamo aspettarci altro. E in linea di massima posso considerarlo anche un buon display, anche se la luminosità sì, è alta, non altissima, il refresh rate si ferma a 60 Hz, vabbè, è un IPS, quindi non supporta lo on display. All'aperto si vede sufficientemente bene, forse ci si poteva lavorare un pochettino meglio, ecco, diciamo che sono andato a cercare un po' il capello nell'uovo, ecco. Se come me guardate tanti video, posso dirvi che resterete abbastanza soddisfatti dalla resa finale, i colori alla fine sono ben tarati e se non vi trovate molto spesso a fruire dei contenuti multimediali all'aperto, non avete, secondo me, troppi problemi, ecco. A bordo di questo Redmi Note 9T troviamo il Dimensity 800U prodotto da MediaTek. Questa scelta può far storcere un pochettino il naso a tutti gli amanti del modding, però dall'altra parte, beh, pensate che Xiaomi grazie a questo processore è riuscito a portare sul mercato un prodotto 5G dal costo veramente basso e con un processore che consuma veramente pochissimo e abbinato a questa batteria, beh, secondo me mi tocca dirlo, Xiaomi ha trovato proprio la quadratura del cerchio. Il processore è un octa-core da 2,4 GHz accompagnato dalla GPU Mali G57 MC3 e 4 GB di memoria RAM LPDDR4X. Esistono due tagli di memoria, 64 o 128 GB. Entrambi possono essere espansi tramite microSD, rinunciando però alla seconda nano SIM. Devo fare una piccola premessa su questo prodotto. Attenzione al modello che andate ad acquistare, perché il 64 GB di memoria interna ha a disposizione delle memorie UFS 2.1, mentre il 128 GB ha a disposizione delle memorie UFS 2.2, quindi sicuramente io vi consiglio il taglio da 128 GB. Durante l'uso quotidiano poi non ho trovato grossi problemi, ormai le applicazioni social girano benissimo su qualunque smartphone. Attenzione solo a non metterlo troppo sotto stress con qualche applicazione di troppo aperta contemporaneamente ad altre, perché potreste imbattervi in qualche piccolo lag. Anche il comparto gaming sinceramente mi ha sufficientemente soddisfatto, ecco, i dettagli su Asphalt 9 sono sicuramente non al massimo, ma la qualità generale alla fine è buona, presente anche l'audio stereo, anche se non ha una potenza esagerata, ma la qualità è discreta, si difende davvero molto bene. Redmi Note 9T vuole imporsi in un mercato veramente molto complesso, grazie al 5G a un prezzo veramente molto concorrenziale, ma non solo questo, perché comunque non viene abbandonato il jack da 3 pollici e mezzo, c'è comunque una porta infrarossi che può fare sempre comodo, l'NFC, Wi-Fi Direct, la porta USB-C, OTG, insomma c'è veramente tutto. Quello che mi ha veramente veramente sorpreso è stato il sensore di impronte digitali messo qua sul lato all'interno del pulsante di accensione. È veramente fulmineo, velocissimo e super super preciso. Purtroppo, ve lo segnalo subito, il sensore di prossimità fa ancora qualche capriccio quando siamo al telefono, a meno che non vi appiccicate completamente il telefono alla guancia, allora in quel caso tutto a posto, ma altrimenti è un pochettino complesso non aprire il tastierino, non mettere in attesa l'interlocutore o quant'altro. A tal proposito però devo dirvi che la ricezione è veramente ottima, non ho mai avuto perdite di segnale, è sempre stato tutto molto fluido, l'interlocutore dall'altra parte mi ha sempre sentito molto molto bene, l'abbinamento a cuffie Bluetooth è sempre stato molto veloce, non c'è mai stato un grosso ritardo. Voglio specificarlo perché molto spesso su Xiaomi di fascia media, medio-bassa, comunque problemi con apparecchi Bluetooth ci sono stati, anche segnalati direttamente da voi, ma voglio dirvi che qua è
tutto liscio, funziona tutto perfettamente. Anche il software ormai lo conosciamo bene, a bordo di questo Redmi Note 9T troviamo la MIUI 12.0.1 basata su Android 10. Le funzioni non si discostano troppo da quelle dei top di gamma dell'azienda cinese, ma insomma troviamo praticamente tutto. È possibile attivare il doppio spazio, funzione super comoda di Xiaomi, ci sono i temi, la possibilità di mettere le app in finestra, insomma c'è veramente tutto, è ormai un software che va a migliorarsi sempre di più con il tempo e proprio per questi prodotti, io ve lo dico ogni volta, è proprio il software che fa la differenza. Magari appena acquistato il prodotto, visto che è veramente recentissimo, potreste trovare qualche piccolo lag qua e là, ma vi assicuro che tra 3-4 mesi Xiaomi andrà a correggere qualunque tipo di problema e questo prodotto migliorerà tantissimo. Insomma, i prodotti di media fascia di Xiaomi sono un po' come il vino, no? Più invecchiano, più migliorano. Se fino adesso questo prodotto mi ha obbligato a parlare bene di lui, adesso devo andare a toccare un tasto un pochettino dolente, ovvero la fotocamera. Il comparto fotografico di Redmi Note 9T è composto da un sensore principale da 48 megapixel f1.8, una macro da 2 megapixel f2.4, sapete quanto io odio questa tipologia di sensore, un sensore sempre da 2 megapixel f2.4 per gli effetti bokeh, ma vabbè, ha veramente poco senso, e la fotocamera anteriore da 13 megapixel f2.3. Come ho detto, la fotocamera è il comparto che mi ha entusiasmato meno. Con la lente principale gli scatti sono decenti, solo quando ci troviamo in una situazione ideale, ovvero buona condizione di luce sì, ma senza avere troppa luce sull'inquadratura. La messa a fuoco il più delle volte fa i capricci, è un po' pigra, appena cala la luce le immagini non sono più così buone, la resa scende repentinamente, gli scatti risultano sempre un po' troppo impastati, manca una lente grandangolare, peccato, sarebbe stata molto più utile della macro. Quindi con una buona condizione tutto a posto, ma se vi trovate in zone con poca illuminazione non scattate foto, la resa non sarà veramente un granché. La risoluzione video massima è 4K 30fps, ma potete già immaginare quello che sto per dirvi. Non usate il 4K perché le immagini sì, ok, hanno un buon dettaglio, ma la stabilizzazione è inesistente. Scendere a 1080p a 60fps però non risolverà il problema. La scelta migliore è quella di usare il 1080p a 30fps. Stiamo parlando di un medio gamma di Xiaomi, quindi indovinate quanto è grande la batteria? Esattamente 5000 mAh. Secondo me Xiaomi ha fatto veramente veramente centro, perché abbinando a questa batteria un processore così poco energivoro vi porterà sempre sempre a 2 giorni di utilizzo, a meno che non vi mettete lì tutto il giorno a giocare, allora quello è poi un caso un pochettino limite, ma un utilizzo standard anche intenso, 1,5-2 giorni si fanno veramente tranquillamente. Io sono molto contento di questo prodotto. Se state cercando uno smartphone in grado di fare tutto ma purtroppo non eccelle poi in niente, ma vi interessa il 5G e avere una batteria così super affidabile, io ve lo straconsiglio. Attualmente su Amazon il modello 64 giga si aggira attorno ai 250 euro, ma lasciatelo perdere, cioè non lo prendete minimamente in considerazione. Uno per il prezzo, due per la memoria, tre per la faccenda delle memorie che vi ho detto prima. Andate sul 128 giga perché su Amazon si trova sempre ad un prezzo inferiore rispetto al 64 giga e chiaramente andate a guadagnare una memoria più grande, delle memorie più veloci e soprattutto risparmiate anche qualcosina. Quindi sicuramente se dovete acquistare questo prodotto andate sul taglio da 128 giga, che al 90% lo pagate anche meno di quello da 64 giga. Quindi detto ciò, ve lo straconsiglio assolutamente sì. Attualmente soltanto la fotocamera è un po' mi ha fatto un po' storcere il naso, ma conosco Xiaomi e sono sicuro che, come detto prima, in 3-4 mesi questo prodotto verrà completamente stravolto. Sicuramente usciranno anche altri prodotti, conoscendo Xiaomi, tra qui a 4 mesi, ma mi piace, mi è piaciuto, ve lo consiglio e secondo me ci sta. Sulle 200 euro è un acquisto da tenere veramente in considerazione, anche perché un 5G a quella fascia di prezzo, tanta roba. Come sempre qua sotto in descrizione trovate la nostra recensione scritta, che è sempre più dettagliata rispetto a questo video. Se volete acquistare il prodotto trovate il link per l'acquisto qua sotto in descrizione, mi raccomando, il 128 giga. Io sono Luca Crocco e per Tech è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao.